Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6, un telegiornale che sarà in larga parte dedicato all'emergenza maltempo. È anche difficile raccontare in queste ore i tanti problemi che si stanno vivendo nella nostra regione. Primo fra tutti, quello forse più importante, riguarda l'energia elettrica. Allora, più tardi ascolteremo anche il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Mario Mazzocca per un aggiornamento su quanto sta facendo la Protezione Civile in queste ore per cercare di supplire alle carenze di energia elettrica determinate dal crollo dei tralicci di Enel e Terna. Intanto vi leggiamo una nota: la Presidenza della Giunta regionale ha fatto il punto. Infatti, a Pretoro c'è da poco a disposizione un gruppo elettrogeno. San Martino sulla Marrucina, Casa Lincontrada, Casa Albordino e Casa Canditella hanno in azione i piani di lavoro di Enel per il ripristino della fornitura. A Penne, nella zona Vestina, tornano ad essere serviti da Enel i comuni. Letto Manoppello e Manoppello sono in lavorazione con situazioni ovviate con gruppi elettrogeni. Per quanto riguarda Teramo Città, proprio in questi minuti dovrebbe essere riattivata l'energia elettrica. Terna si sta concentrando sulla cabina di Cellino Attanasio, che servirà anche a ridurre l'emergenza nel comune di Atri. Allagamenti a Montesilvano, invece, dove ci sono le idrovore a lavoro, altre due ne sono partite da Tagliacozzo, altre sono in arrivo dalla Marsica e dall'Aquilano, mentre all'aeroporto d'Abruzzo i voli sono regolari in questo momento. Questo dunque per quanto riguarda l'aggiornamento sulla energia elettrica. Circa 300.000 questa mattina erano gli abruzzesi senza corrente. Allora io chiedo alla regia se è pronto il collegamento in diretta con Paolo Renzetti, che si trova a Chieti, altra città in difficoltà per le abbondanti nevicate. Paolo, mi senti? Buongiorno a te. Sì, grazie Alfredo, buongiorno. Buongiorno da Corso Marrucino, siamo davanti alla sede dell'ex Banca d'Italia, oggi attuale sede del comune di Chieti. Situazione molto molto difficile, come potrai vedere e anche capire dalle immagini che parlano, come si suol dire, da sole. Chieti, oltre un metro di neve in alcuni quartieri del capoluogo, situazione molto difficile con operai al lavoro ormai ininterrottamente da Paolo! 48 ore. Sì. Scusami, ti interrompo, ma capirai in questi momenti anche un po' concitati. Abbiamo in diretta telefonica il sottosegretario Mario Mazzocca, che è pronto a darci gli aggiornamenti di cui vi parlavo in precedenza. Buongiorno Mazzocca. Buongiorno. Allora, qual è la situazione per quanto riguarda l'emergenza elettrica? E le chiedo anche per quanto riguarda la carenza idrica, sono i due grandi problemi in questo momento. Beh, per quanto riguarda, certamente il secondo è connesso al primo in maniera estremamente diretta e quindi per quanto attiene il tema dell'energia elettrica, quindi della tempistica sul ripristino, proprio adesso abbiamo ricevuto un report sulle previsioni, un piano di rientro da parte di Enel, che prevede, insomma, per quanto riguarda ad esempio la provincia di Chieti, il rientro entro la serata di 22.000 utenze sulle 38.000 attualmente disalimentate, mentre per la provincia di Pescara siamo a una previsione entro la serata di circa 1 miliaio di utenze sulle 26.000. Sulla provincia di Teramo non abbiamo ancora il quadro della situazione, credo dipenda dall'attività che Terna sta svolgendo in queste ore sulle cabine primarie di media e alta tensione per la città di Teramo, da cui dipendono molte delle disalimentazioni ormai segnalate da tempo da tutti i cittadini. Ecco Mazzocca, voi avete chiesto anche lo stato di emergenza nazionale, così? Sì, ci stiamo predisponendo a farlo, nel senso che stiamo raccogliendo i dati, in memoria anche dell'attività che svolgemmo
il 4-5-6 marzo del 2015, quando pensavamo di aver raggiunto l'apice delle avversità atmosferiche. Io in realtà non lo pensavo, perché conoscendo bene qual è il tema dei cambiamenti climatici in corso, immaginavo che potesse riverificarsi, così come si è verificato, una situazione purtroppo più gravosa rispetto a 20 mesi fa, e che quindi contempla quelle condizioni per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Saremo pronti a chiederlo, ma purtroppo per ora dobbiamo fronteggiare un'emergenza che, per quanto attiene le previsioni meteo, per quanto riguarda la nottata di domani e la giornata di domani, davvero ci fanno preoccupare, perché non prima del pomeriggio di mercoledì, insomma, la situazione non si attenuerà. E allora dobbiamo sperare in un tempo che non sia così inclemente come in queste ore. Io la ringrazio e la lascio al suo lavoro. Grazie per essere intervenuto nel nostro TG. Arrivederci. E allora adesso torniamo a Chieti da Paolo Renzetti, che è appunto nel capoluogo teatino, che ha raccolto insomma anche la situazione di difficoltà che si sta vivendo a Chieti. Paolo, buongiorno di nuovo. Vediamo se sa. Sì, allora un attimo solo che dobbiamo ripristinare il collegamento con Paolo Renzetti, che adesso forse dovrebbe sentirmi. Paolo, mi senti? Ci va bene, auricola. Sì. E allora andiamo avanti, vi leggo altre notizie che stanno arrivando in questi minuti. C'è una che riguarda il casello A14 di Roseto, perché c'è un problema con una perdita di gas metano da un distributore della zona. L'area è satura, i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare al più presto la viabilità. È stata chiusa la strada statale 150 proprio all'altezza del casello autostradale di Roseto. Agli automobilisti ovviamente è sconsigliato utilizzare questa strada. Altra emergenza, questa volta idrica, nell'area Vestina, a Penne, a Città Sant'Angelo. L'ufficio comunicazione dell'ACA rende noto che a causa dell'interruzione della fornitura Enel sui pozzi Mortaio, D'Angri, Tavo Nord si possono creare cali di pressione o carenza idrica su tutto il territorio di Farindola, Penne, contrada Collemaggio, contrada Rocca Finadamo, Bisenti, Elice, Città Sant'Angelo nel centro urbano, Atri, Silvia Alta, Castiglione, Messer Raimondo, Castilenti e Montefino. Ovviamente si resta in attesa che l'Enel ripristini la fornitura di energia elettrica ad ACA. Io proverei a tornare a Chieti in diretta da Paolo Renzetti, vediamo se adesso è pronto il collegamento. Paolo, ti do nuovamente il buongiorno. Abbiamo dei problemi con le linee di ritorno dell'audio. Allora facciamo così. Paolo Renzetti ha girato dei servizi questa mattina in provincia di Chieti, in particolare a Ripatiatine, e poi è stato anche nel COA della Polizia Stradale, che si occupa dell'autostrada 14. Allora partiamo proprio dalla A14, andiamo a vedere il servizio realizzato da Paolo Renzetti. Abbiamo avuto delle giornate impegnative, anche perché è stata una nevicata che è venuta dal mare, dai Balcani, quindi ha interessato tutto l'asse autostradale, che è un asse impegnativo perché noi abbiamo una competenza da Cattolica a Foggia Imperiale, e capisce bene che nel tratto, diciamo, della provincia di Chieti abbiamo 40 chilometri con una pendenza superiore al 4%, quindi abbiamo viadotti che con la neve, insomma, è stato impegnativo gestirli, anche perché poi c'è stato il pericolo ghiaccio, quindi abbiamo dovuto adottare dei provvedimenti in concerto con l'ente autostradale di regolazione del traffico pesante. Quindi abbiamo dovuto interdire la circolazione a mezzi pesanti per un periodo, insomma, necessario affinché si ripristinasse poi il manto stradale. Adesso la situazione sulla A14 è regolare, infatti l'ente proprietario ha emesso un codice giallo, un nevischio leggero, i mezzi pesanti possono circolare nuovamente in autostrada, e ripeto, per noi, essendo l'ultimo dato di una quota neve che si sta, diciamo,
diciamo così, alzando. Per quanto riguarda la nostra autostrada, per ora siamo relativamente tranquilli. Quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato in queste ore? Ma guardi, le dico l'ultima della giornata di ieri, abbiamo avuto problemi gestionali, in che senso? Che abbiamo avuto dei tralicci dei cavi di alta tensione che si sono abbattuti per cedimenti strutturali dovuti al ghiaccio, insomma, di questi tralicci in autostrada, quindi bloccando entrambe le carreggiate, e è stato quindi impegnativo, insomma, rimuoverli, perché abbiamo dovuto chiudere i tratti autostradali. Per dirle l'ultimo, quello più importante, un cavo di alta tensione che è caduto ieri tra le stazioni autostradali di Lanciano e d'Ortona, quindi abbiamo dovuto chiudere quel tratto anche ai mezzi leggeri, alle autovetture, fin da ieri sera fino alle 9:30 di questa mattina. Possiamo quantificare quanti uomini, quante pattuglie sono state impegnate? Ma guardi, io le dico che da Cattolica a Foggia Imperiale, su 360 km di autostrada, abbiamo avuto pattuglie H24 sempre e comunque, che hanno gestito tratte. Ogni pattuglia, consideri che mediamente fa un pattugliamento autostradale di 40-50 km, eravamo tutti su strada. E allora vediamo se siamo più fortunati adesso con il collegamento da Chieti. Proviamo ad andare in diretta da Paolo Renzetti, che dovrebbe avere con sé anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Paolo, mi senti? Sì, grazie Alfredo. Riprendiamo la linea qui da Chieti, siamo dinanzi il Teatro Marucino. Ringrazio il sindaco Di Primio, che stava firmando pochi minuti fa un'ordinanza importante. Sindaco, al lavoro da 48 ore per questa che è una vera e propria emergenza. Diamo subito la notizia del giorno: avete chiesto come Comune di Chieti l'arrivo, l'invio dell'esercito. Sì, abbiamo chiesto l'intervento del Genio Militare per darci una mano a togliere queste tonnellate di neve che occupano la città e che ci stanno anche limitando nelle possibilità di intervenire per lo spazzamento o per la rimozione di neve. Quindi abbiamo necessità assoluta di mezzi che vanno al di là di quelli che sono normalmente a disposizione di un'amministrazione o che possono essere acquisiti, come abbiamo fatto noi per affrontare un piano neve. Abbiamo necessità soprattutto di risolvere, però adesso lo ripeto a gran voce e faccio un appello a tutti quanti possano, ad iniziare dal Presidente della Regione, perché ci sia l'intervento deciso di Enel che ripristini la corrente nelle abitazioni dei teatini. Sono 10.000 le persone che in questo momento e da un giorno e mezzo non hanno corrente nella nostra città. È necessario intervenire immediatamente, c'è gente al freddo che non ha possibilità di uscire di casa. Abbiamo insomma per davvero una situazione emergenziale sotto il profilo della corrente elettrica mancante. Poi ovviamente c'è la città, c'è da ripulirla, c'è da affrontare questa emergenza che parrebbe colpirci nuovamente già dalle prime ore della nottata di oggi fino al pomeriggio di domani, e per questo motivo io ho firmato una ordinanza che chiude gli uffici pubblici anche per la giornata di domani, 18 gennaio. Ho chiuso le scuole per le giornate del 18 e del 19, quindi fino a giovedì di gennaio, salvo poi verificare le condizioni una volta che avremo affrontato quest'ulteriore emergenza. E ho chiuso la possibilità di far visita al cimitero, perché abbiamo tra le tante una emergenza che si chiama caduta alberi, cioè abbiamo alberi che stanno cadendo in tutta la città, anche nel centro urbano, e quindi il cimitero è interdetto alle visite fino al giorno 22, domenica 22. Sindaco, parliamo Capito di una niente. Nevicata eccezionale. È vero che a Chieti la neve non è sicuramente una novità, però questa nevicata, questo metro di neve che in alcuni quartieri è stato anche abbondantemente superato, ha messo ovviamente un po' in ginocchio la città. Guardi, ha messo in ginocchio tutti, ha messo in ginocchio il commercio. Io voglio ricordare che non è questa nevicata che stiamo affrontando, ma stiamo affrontando la neve dal 5 di gennaio. Ci sono le attività commerciali per davvero ridotte in uno stato di vera e propria esigenza di essere sostenute ormai, perché da ormai 12 giorni, anche con il periodo dei saldi, sono state assolutamente irraggiungibili. C'è la difficoltà del far funzionare una città, servizi pubblici, uffici, servizi alla persona. Abbiamo la nostra società di servizi alla persona, Chieti Solidale, che con difficoltà riesce a raggiungere i pazienti che vengono assistiti. Abbiamo insomma una città che sì,
per quanto possa essere abituata alla nevicata, per quanto noi si possa aver avuto la possibilità o le difficoltà nell'affrontare la neve che è venuta giù dal 5 all'8 di gennaio, questa 1,20 m in alcune parti della città, 80 cm di media, 30 cm di neve a chi di scalo in un solo giorno, con una neve assolutamente difficile da gestire perché è una neve pesante, una neve bagnata, ci sta creando molte difficoltà. Basti dirne una: molti mezzi spazzaneve non riescono a spostarla, abbiamo dovuto sostituire le lame spazzaneve con le pale perché la neve possa essere proprio prelevata e buttata, ma oggi, ripeto, lo vedete anche voi, la vera difficoltà è dove mettere tutta questa neve che abbiamo nel frattempo accumulato. Sindaco, ci sono anche problemi ovviamente per quanto riguarda i collegamenti da e per Chieti, i mezzi pubblici sia della panoramica ma anche quelli che collegano la città con la costa. Sì, ma non solo quelli, guardi, tutti i mezzi di TUA hanno difficoltà ad arrivare in città, quelli che percorrono persino l'autostrada sono stati dirottati ieri durante la giornata, e poi ci sono ovviamente i tanti paesi, io alcuni sindaci li ho già iniziati a sentire prima di fare l'ordinanza di chiusura degli uffici, ho sentito i miei colleghi sindaco delle città limitrofe, anche loro hanno difficoltà enormi nei propri comuni, ma hanno soprattutto la impossibilità di far arrivare i propri cittadini a Chieti, quelli che magari lavorano negli uffici pubblici o hanno bisogno degli uffici pubblici. E dunque una situazione davvero difficile qui a Chieti, siamo in pieno centro e come potrai vedere, Alfredo, non c'è praticamente nessuno, anche perché è difficilissimo circolare non solo con le auto ma anche a piedi, e dunque gran lavoro per l'amministrazione comunale. Io ringrazio, se no, sì Alfredo. No, volevo chiedere una cosa di primo che fa parte anche del, diciamo, dell'Unione dei Comuni. Sì, allora un attimo Alfredo che passo l'auricolare al sindaco così. Sindaco, mi sente? Sì, pronto. Sindaco, buongiorno. Sì. Buongiorno. Sì, io volevo, adesso lo sento. Prego. Sì, volevo chiederle anche riguardo al blackout elettrico, e le leggo una nota che ha scritto il presidente della provincia di Marco, molto critico con l'Enel, dice: la situazione di emergenza venutasi a creare nella nostra provincia, si tratta della provincia di Pescara, ma insomma potremmo estendere il discorso anche e di Pescara, soprattutto a quella di Chieti, sta creando enormi disagi e si interroga su quanto fatto da Enel. Insomma, sentiremo fra poco anche il sindaco di Ripatiatina, avvicinato sempre da Paolo Renzetti, che si lamentava insomma di quanto accaduto sul versante energia elettrica. Lei che cosa ci dice anche in rappresentanza insomma dei suoi colleghi sindaci? Guardi, quello che è successo con Enel è gravissimo, perché lasciare 200.000 persone senza energia elettrica per un giorno e mezzo è cosa assolutamente assurda. Se poi è vero, fosse vero, che questo blackout è stato generato da una non comunicazione tra Terna, che gestisce la rete di alta tensione, e Enel, che gestisce la rete, sarebbe per davvero cosa non soltanto grave, ma veramente motivo di responsabilità di chi ha ridotto in questa condizione le nostre città. È gravissimo perché capita in un momento poi come questo, dove alla difficoltà, anche le tante difficoltà che derivano dal non avere energia elettrica, vi è la impossibilità di muoversi di molti cittadini. Quindi io penso che per davvero sulla vicenda dell'Enel bisognerà fare chiarezza e bisogna individuare eventuali responsabilità. C'è che il maltempo possa procurare delle interruzioni, c'è persino che sia difficile arrivare a recuperare le rotture sulla rete, ma non avere notizie, come è capitato a noi, sollecitate dalla prefettura, dalla regione, non avere difficoltà a sapere quando, come, se arriveranno gli operatori dell'Enel, è stata veramente questa una cosa di una gravità inaudita. Oggi noi abbiamo ancora informazioni, io personalmente ho parlato con i responsabili di Enel, i quali mi dicono stanno arrivando gli operatori, sono due giorni che questi operatori stanno arrivando, io non so da dove, ma sta di fatto che una città media abruzzese, cioè 10.000 persone, sono quelle che oggi a Chieti non hanno elettricità, si trovano ancora oggi dopo un giorno e mezzo senza corrente elettrica. Io la ringrazio sindaco e ringrazio anche Paolo Renzetti per questo collegamento da Chieti. Mi auguro ovviamente che la situazione possa nel breve tempo risolversi per il meglio. Noi andiamo avanti con il telegiornale e, come detto, andiamo a Ripatiatina a vedere anche lì qual è la situazione. Grande disagio perché manca l'energia elettrica ormai da ore.
Siamo a Ripa Teatina, paese sindaco letteralmente bloccato dalla neve. Da ieri, da oltre 24 ore, siete senza energia elettrica. L'Enel deve necessariamente preoccuparsi, perché già sapeva che arrivava la neve, quindi bisognava già che si preoccupasse di montare i generatori. Purtroppo la neve questa volta ne ha fatto tantissimo, tanto è vero che abbiamo avuto due famiglie che hanno avuto il crollo del tetto, che abbiamo dovuto far allontanare dall'abitazione che è stata resa inagibile dei vigili del fuoco, che andremo ad ospitare in una struttura alberghiera, magari fuori da Ripa, in maniera tale che, avendo degli anziani, ci sia anche il riscaldamento, perché il problema della luce è che comporta anche la mancanza di riscaldamento, soprattutto per le persone anziane. La strada provinciale che attraversa Ripa e porta verso l'autostrada l'abbiamo dovuto, siamo dovuti intervenire noi come comune, perché la provincia ieri mattina non aveva mezzi, non aveva nessuno, e quindi abbiamo dovuto supplire anche quello che è l'amministrazione provinciale. Quando riapriranno le scuole? Le scuole adesso abbiamo fatto l'ordinanza ancora per altri 2 giorni, quindi domani e dopodomani le scuole stanno chiuse, anche perché abbiamo un problema di riscaldamento, se non torna la luce c'è il problema di riscaldamento. Però il vero problema che comunque noi sindaci stiamo rappresentando alla regione, e quindi la regione dovrebbe rappresentare lo Stato, è di prevenire queste cose, perché la neve già si sapeva che arrivava. E dunque avete ascoltato anche le parole del sindaco di Ripa Teatina. Per chiudere il discorso della provincia di Chieti, bisogna dire che anche nella zona sud della provincia, quindi parliamo del Vastese e nell'area frentana, ci sono tantissimi disagi, davvero è difficile raccontarvi tutto quello che sta accadendo in queste ore, con tante persone che non hanno energia elettrica a casa e che sono anche bloccate per la massa di neve che si è accumulata per le strade. Vi leggo anche una nota del presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo: siamo in piena emergenza, la nevicata ha accumulato al suolo tra i 70 e gli 80 centimetri a seconda delle zone. L'emergenza, come detto, è l'assenza di luce, gas e acqua in numerose contrade, ad esempio a Lanciano, con oltre 12.000 cittadini colpiti dai disservizi. Pupillo si appella alla Protezione Civile e alla Regione Abruzzo scrive di aver inviato una nota puntuale sull'emergenza neve al prefetto di Chieti Antonio Corona e al presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Servono misure straordinarie, ha detto Pupillo, per quanto riguarda la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza dei cittadini, ordinando la chiusura di tutti gli uffici pubblici nel territorio di Lanciano. Pupillo è anche sindaco di Lanciano, anche nella giornata di domani. Ovviamente non vi diamo l'elenco delle scuole chiuse, perché sarebbe davvero un elenco interminabile, ma sono davvero tantissimi i comuni, quasi tutti quelli abruzzesi, ad eccezione probabilmente della provincia aquilana, dove l'emergenza maltempo si sente in maniera minore. Dicevo, sono quasi tutti i comuni abruzzesi ad aver chiuso le scuole. Andiamo adesso in provincia di Teramo, anche qui l'emergenza è l'energia elettrica, e poi ci sono le aree interne come il Piombafino e il Montoriese, dove la neve sta creando disagi alla circolazione. A Pineto questa mattina isolata la frazione di Mutignano, Atri ha anche problemi con gas, luce, acqua e viabilità. E allora andiamo a sentire l'intervista al presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, realizzata da Tania Bonici Castelli. Beh, la situazione ovviamente è abbastanza critica, anzi fortemente critica, perché con la nevicata di stanotte ininterrotta fino ad adesso ci sono parecchie località che sono quasi isolate. Abbiamo segnalazioni in particolare di criticità dalla zona del Piombo, dalla zona del Fino, ma anche nel Medio Comano. Insomma, nelle zone collinari la situazione è critica, ovviamente anche in montagna, ma lì diciamo la posizione era più nota e quindi diciamo abbiamo avuto meno sorprese. Presidente, mi scusi, ma perché cadono i tralicci in Abruzzo e per esempio non nel nord Italia quando nevica? Guardi, questa è una bella domanda, ed è una domanda che sicuramente farò nelle sedi competenti, perché non è la prima volta, è la seconda nevicata ed è accaduto puntualmente la stessa cosa. Ora, non è soltanto, credo, un problema di eventi atmosferici, ma anche di organizzazione. Vorrei capire se sono i tralicci che sono saltati, oppure se c'è difficoltà a giungere presso questi tralicci per cercare di aggiustarli. In entrambi i casi credo che sia inaccettabile.
Restiamo in provincia di Teramo, c'è una nota della ASL che riguarda i quattro ospedali. La ASL teramana dice che sono regolarmente in funzione, l'energia elettrica è garantita dai gruppi elettrogeni, invece in alcune sedi distrettuali periferiche si sono verificate interruzioni di corrente, ma i pazienti, scrive sempre la ASL teramana, sono stati tutti indirizzati presso le sedi funzionanti. Mentre l'AGI scrive che a causa della mancanza di elettricità c'è anche un'emergenza idrica all'ospedale di Atri. L'ACA fa sapere che il nosocomio, difficilmente raggiungibile a causa della neve, ha un'autonomia di alcune ore e si sta provvedendo a risolvere il problema con l'aiuto di alcune cisterne. In totale sono 5.000 nel Pescarese e nel Teramano, scrive ACA, le persone che riscontrano cali di pressione o carenza idrica. Torniamo a Teramo e in particolare a Teramo città, e adesso andiamo ad ascoltare il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. La situazione è davvero drammatica, sia da un punto di vista del manto nevoso che ha raggiunto oltre il metro di altezza in diversi punti della città, lo ha anche superato. Poi c'è il problema dell'energia elettrica, che è un problema serissimo, perché si tratta di un problema dell'alta tensione, né più della bassa della media, e quindi davvero la situazione è drammatica. Enel sta provando a dare luce a Teramo con la media, ma è un tentativo che non so quale risultato dà. Le trazioni? Le trazioni, ci sono diversi territori isolati che dovremo raggiungere con le turbine, probabilmente c'era bisogno di avere le turbine, insomma diversi territori però sono isolati, diverse frazioni sono isolate. E noi comunque le stiamo raggiungendo, ma soprattutto diversi comuni dell'entroterra sono isolati. L'ospedale? L'ospedale è raggiungibile, è stato sempre raggiungibile tutta la notte, ma diciamo che la viabilità principale è stata sempre assicurata. Grosse difficoltà, ma è stata sempre assicurata. Adesso c'è necessità un po' di raggiungere anche la viabilità secondaria, perché insomma c'è qualcuno che ha esigenza di uscire, però in questo caso c'è il COC aperto, rispondiamo al COC e facciamo interventi puntuali ove sia necessario. E per quanto riguarda il blackout elettrico, ci saranno anche delle interrogazioni in Parlamento per capire quanto accaduto. Ovviamente nel frattempo l'emergenza va risolta e alla svelta. Andiamo a vedere a proposito un post pubblicato su Facebook del presidente del sindaco Vincenzo Di Marco. Siamo a Castellalto, la situazione è drammatica, nessuno risponde, qui è da Esercito. Castellalto ha 1,5 metri di neve, strade tutte bloccate, tutto il territorio senza energia elettrica, come in tanti altri comuni abbiamo visto. Adesso stiamo facendo un soccorso con i nostri mezzi, apriamo all'ambulanza e alla polizia stradale, insomma, e poi c'è l'appello, chi legge, e in particolare regione e governo, faccia qualcosa. Vedete, i sindaci insomma in prima linea si trovano davvero in difficoltà a fronteggiare questa emergenza. Emergenza invece in tono minore, ma c'è neve comunque nell'Aquilano. Andiamo a vedere con Giorgio Alessandri. Ampiamente prevista dalle previsioni, anche nel capoluogo è arrivata una leggera nevicata che sin dalla scorsa notte ha interessato l'intero territorio comunale. Questa è la situazione registrata questa mattina, con traffico regolare sulle principali arterie stradali cittadine e pochi disagi per la circolazione dei mezzi pubblici. Situazione sotto controllo, tanto da non spingere il comune a chiudere le scuole, dove si è svolta regolarmente l'attività didattica. Nulla a che vedere insomma con le precipitazioni abbondanti che hanno riguardato le altre province abruzzesi, dove sono stati registrati accumuli anche di oltre mezzo metro. Diversa invece la situazione segnalata in alcuni comuni dell'Interland, come Barisciano o Pizzoli, dove già nella giornata di ieri erano state registrate nevicate più copiose. Qualche disagio invece in alcune piastre del progetto case, con tubature ghiacciate e caldaie in blocco che hanno mandato in tilt i telefoni della società che gestisce la manutenzione delle New Town, presi d'assalto dagli inquilini. Sorridono invece gli operatori del Gran Sasso, albergatori e scuole sci. Grazie alle nevicate di questi giorni e dal lavoro degli operatori del centro turistico, potrebbero essere aperti a breve gli impianti di risalita. Si attende solo un rallentamento della morte del maltempo per aprire una stagione già contrassegnata comunque da un pesante ritardo rispetto alle altre stazioni sciistiche abruzzesi. E chiudiamo questa lunga pagina dell'emergenza maltempo con una notizia che riguarda invece la cronaca. Il Teramano ha rischiato di esserci la seconda vittima in appena 24 ore dopo la giornata di ieri. Questa mattina, a causa della neve all'intorno
all'interno, scusate, della SVAL, azienda di prodotti per agricoltura e giardinaggio di Garrufo di Sant'Omero. Uno dei proprietari è rimasto ferito dal crollo parziale della copertura del tetto, crollo causato dal cedimento di una trave, con l'uomo che è rimasto gravemente ferito e poi soccorso dal 118. Gli sono state prestate le prime cure all'ospedale di Sant'Omero, dove l'uomo è in prognosi riservata. Scusate, è stato poi portato all'ospedale di Teramo ed è in prognosi riservata. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti, dunque noi andiamo avanti con il telegiornale e torniamo al processo che riguarda la casa, il crollo della casa dello studente. Ieri la prima udienza civile rinviata a febbraio, i legali e i parenti delle vittime sono pronti alla battaglia per far emergere le responsabilità che secondo loro non sono emerse invece nel processo penale. Sentiamo il servizio. Si è aperto ed è stato subito rinviato al prossimo 15 febbraio il processo civile sul crollo della casa dello studente nella notte del 6 aprile 2009, che causò il decesso di 8 ragazzi, promosso da alcune parti civili contro la Regione Abruzzo e l'azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila, che chiedono la somma di 6 milioni di euro. Un rinvio disposto dal giudice onorario del Tribunale dell'Aquila, Antonella Camilli, per controllare la regolare costituzione delle parti, in particolare quelle telematiche. Una prima udienza che, come spiega l'avvocato delle parti civili, rappresenta un nuovo inizio del processo penale, legato sempre al crollo dell'edificio di via 20 settembre. Questo processo civile prende le sue radici nel processo penale, quindi in tutti i faldoni, in tutti gli atti, le perizie tecniche che erano state già fatte nel processo penale per il crollo della casa dello studente, per acclarare la responsabilità delle morti e dei ragazzi sopravvissuti durante il crollo del 6 aprile 2009. E sui ritardi legati al deposito delle motivazioni della sentenza di conferma delle condanne dei responsabili penali, l'avvocato Della Vigna vuole vederci chiaro. Un mio appello al presidente, al primo presidente della Cassazione, al presidente Canzio, perché non abbiamo fino ad oggi, quindi 9 mesi dopo, non abbiamo ancora il deposito della sentenza di condanna degli imputati per il crollo della casa dello studente. Abbiamo una sentenza, un dispositivo, ma non abbiamo ancora le motivazioni. E siccome questa sentenza penale fa stato anche in questa civile, per noi è importante e fondamentale per ricostruire tutte le responsabilità civili accanto a quelle penali per il crollo della casa dello studente. Per i parenti delle vittime, inoltre, il nuovo procedimento potrebbe essere utile per far emergere ulteriori responsabilità nel crollo che spezzò la vita ad 8 giovani che erano giunti all'Aquila per studiare e costruirsi un futuro. Nel penale sono stati condannati soltanto i tecnici. Noi riteniamo che delle responsabilità enormi le abbia la Regione Abruzzo, che è la proprietaria di questo stabile, l'ADUSO, che l'ha avuto incomodato d'uso, quindi entrambi gli enti avevano l'obbligo, credo anche proprio istituzionale, di provvedere alla messa in sicurezza, di controllare lo stato della casa dello studente, di mettere in mano alle criticità. D'altro canto c'era uno studio da Abruzzo Engineering che parlava chiaro, che è rimasto chiuso nei cassetti. Cambiamo argomento adesso. Un nuovo modo di intendere il commercio, andando incontro alla carenza di liquidità delle imprese. Attivo in Abruzzo il circuito Abrex. I risultati del primo anno di attività saranno illustrati domani mattina al Palazzo della Fiera in via Ferrari a Pescara. Ne abbiamo parlato con il presidente Angelo D'Ottavio, l'intervista di Andrea Costantini. Angelo D'Ottavio, presidente del CDA di Abrex, intanto qual è l'attività che svolge questo circuito, un modo nuovo di stare nel mondo del commercio, vista anche la crisi di liquidità che c'è in questo periodo, e poi quali sono i numeri del vostro primo anno di attività? Beh, il nostro obiettivo è essere di supporto alle aziende, cioè l'azienda che deve fare degli investimenti e non ha la possibilità di farlo perché non ha liquidità, può accedere al credito o vuole risparmiare liquidità, può contattarci, può utilizzarci. In questo momento in Abruzzo abbiamo 200 aziende iscritte che hanno messo a disposizione del sistema 4 milioni di euro di beni e servizi.
Quindi in questi 4 milioni può esserci il bene o il servizio che serve a un'altra azienda abruzzese che può tranquillamente contattarci, entrare nel circuito, acquistare da quelle aziende e pagare non col denaro ma grazie a delle vendite aggiuntive che noi poi permetteremo alle aziende, perché da una parte abbiamo le aziende che offrono beni e servizi, ma dall'altra abbiamo anche dei fabbisogni di beni e servizi. Noi intercettiamo queste informazioni e mettiamo in contatto le imprese abruzzesi che di fatto si danno fiducia a vicenda. Una fiducia che è basata su finanziamenti senza interessi. E al termine del primo anno completo, il 31 dicembre 2016, si è chiuso il primo anno completo di attività, abbiamo i primi dati. Le imprese in Abruzzo iscritte al circuito in questo periodo si sono scambiate quasi 2 milioni di euro di beni e servizi senza utilizzare denaro. 2 milioni di euro che sono stati generati da un sistema che non genera interessi passivi e non genera neanche costi, perché di fatto sono le aziende che si danno fiducia tra di loro. Il nostro lavoro è cercare le aziende, contattarle, anche grazie alla collaborazione insomma, di televisioni, di una TV come TV6, noi abbiamo la possibilità di raggiungere più facilmente le aziende, le aziende ci possono contattare, riceveranno la visita di un nostro consulente oppure possono venire da noi, abbiamo sede a Vasto, sede operativa a Chiediscalo, la zona industriale, stiamo attivando gli uffici di Teramo e L'Aquila e valuteremo caso per caso come poter sostenere queste imprese. Ed ora una notizia che ci fa molto piacere. Nella frazione di Villa Santa Maria di Spoltore c'è una nuova centenaria, si tratta di nonna Leondina Marini che ha festeggiato assieme alla sua famiglia e anche all'amministrazione comunale. Vediamo il servizio. Che cosa hai mangiato, nonna, per arrivare a 100 anni? Un piccolo, un po' nei cotti, la pastina. Bravo. E quindi con la pastina sei arrivata a 100 anni. E le salsicce le mangi? Allora, ce l'ho, mangio, scontenati già. Mangi tanto o mangi poco? Poche, sì, quando mi tocco mangi poco. Quando mette fame mangio assai. Sono queste le semplici regole di vita di nonna Leondina, la nuova centenaria di Villa Santa Maria di Spoltore, che è stata festeggiata, oltre che dalla sua famiglia con i 3 figli Filomena, Vincenzo e Mario, i 9 nipoti e gli 11 pronipoti, anche dai tantissimi amici della comunità di Villa Santa Maria e dall'amministrazione comunale di Spoltore, che le ha voluto donare una targa ricordo per aver raggiunto questo ambito quanto difficile traguardo. Quando si arriva a festeggiare così bene, vuol dire che c'è una grande, una bella famiglia, una grande comunità attorno a questa nostra concittadina che fanno solo del bene a lei e a tutti. Classe 1917, nata a Penne, dagli anni 70 vive con il marito e la sua famiglia nella frazione del comune del Pescarese, dove per una vita si è dedicata al lavoro nei campi. Donna dal carattere forte e deciso, rimasta vedova nel 2005, vive con il figlio Vincenzo e la nuora Liliana. Un pregio molto energica, nel senso si dà sempre tanto da fare, molto vivace. Un difetto, purtroppo risponde sempre, non sta mai zitta, sempre da rispondere e sempre da contraddire. Nonna Leondina gode di ottima salute, tanto che è riuscita a riprendersi anche da una brutta caduta che l'ha causato, una lesione all'anca. Alcune settimane di riposo, poi subito in piedi per condurre la vita di sempre, fatta di piccoli lavori domestici. Mangi contenta mio panore, perché ne lavo poca buona, a cosa hai fatto di tu? Adesso la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie A e dal Pescara. Stamani il Delfino ha ufficializzato il prestito di Luca Forte al Carpi con diritto di riscatto per la società emiliana e il prestito secco di Andrea Cocco al Cesena. Nelle prossime ore dovrebbero essere formalizzate le cessioni di Dario Zuparic al Rijeka e Rayman Ai che l'Inter girerà in prestito al Pisa. In entrata il Delfino sta definendo il prestito dalla Juventus di Gregoris Castanos e sempre col club bianconero sonderà l'opportunità di riaprire le piste Rolando Mandragora e Federico Mattiello. Intanto l'esperto centrocampista Bruno confida che le prestazioni positive come quella di Napoli possano portare finalmente ai risultati sperati, cioè alla vittoria. Vediamo il servizio.
è un vero peccato perché la prestazione è stata sontuosa da, secondo me. Abbiamo messo in serie difficoltà il Napoli, lo dicevano anche loro, i giocatori. Siamo stati aggressivi in tutte le zone del campo, abbiamo fatto parecchi break, potevamo, se eravamo un po' più fortunati, trovare la giocata giusta. Non ci siamo riusciti, però teniamoci la prestazione, questo è il modo con cui dobbiamo giocare anche le prossime partite, con questa aggressività. Ma io sono qui, lavoro con grande volontà, dedizione, il mister sa le mie caratteristiche, sono a disposizione, ho disputato due discrete partite, ripeto, io sto bene, se il mister deciderà ancora di farmi giocare io sono contento. Abbiamo fatto due buone partite, ripeto, a Palermo ci è andata bene, oggi un po' meno, però credo che la prestazione è stata buona. Buona la prestazione soprattutto nel primo tempo. La classifica oggi dice che l'Empoli è a 9 punti dal Pescara, però siamo all'inizio del girone di ritorno, è doveroso e giusto crederci. È doverosissimo, adesso la classifica non la dobbiamo guardare, la dobbiamo guardare più in là, verso febbraio. E sono convinto che se riusciremo continuiamo a fare queste prestazioni i punti arriveranno. Gli episodi in questo momento tra virgolette ci girano anche un po' male, ripeto, non piangiamoci addosso, lavoriamo con grande volontà e dedizione fino alla fine e che secondo me riusciremo a risalire e a combattere fino alla fine. Da domani si inizierà a pensare a questa gara con il Sassuolo, la prima evidentemente di tante finali, recupererete alcuni giocatori e quella di domenica con gli emiliani sarà una gara molto molto importante. Sì, sarà importantissima, però non credo che, se giochiamo come oggi, non credo che riusciremo a fare risultato. Ripeto, oggi è stato qui a giocare a Napoli con questo spirito, con questa volontà, non è semplice, non è facile, non l'abbiamo fatto. Se riusciremo a ripetere anche questo tipo di prestazione anche domenica con il Sassuolo, sicuramente riusciremo a portare a casa un risultato importante. In Serie D, a causa del maltempo, sono stati rinviati al 25 gennaio alle 14:30 i recuperi della prima giornata di ritorno, che erano invece stati programmati per domani e che riguardano tre squadre abruzzesi: Fermana San Nicolò, Campobasso Pineto e Avezzano San Sepolcro. Rinviata il 25 gennaio anche Agnonese Romagna Centro e Matelica Alfonsine. E adesso siamo al basket. Nella prima giornata di ritorno della Serie B, la Globo Infoservice soffre Esernia, ma alla fine la spunta in rimonta per 67-70. Il successo riporta i farnesi al secondo posto del girone D. Vediamo. La Globo Infoservice Campli si lascia alle spalle il brutto derby con l'Amatori Pescara, costato l'accesso alle finali di Coppa Italia, e ricomincia con una vittoria il girone di ritorno. Va subito detto che il quintetto di Piero Millina non ha brillato nella trasferta di Isernia, parché è spugnato di misura e in rimonta dopo essere stato sotto per più di tre quarti. Alla fine la maggiore esperienza e tasso tecnico hanno fatto la differenza contro il quintetto molisano impelagato nei bassi fondi della classifica. Come detto però, la Globo ha fatto fatica sin dalle prime battute ed è rimasta faticosa in scia, 25-21 alla fine del primo quarto, 40-33 l'intervallo, distanze sostanzialmente immutate anche al trentesimo, 58-54. Nella decisiva e ultima frazione, Isernia sembra allungare in maniera definitiva con le iniziative di Manetti e Patani, fino a issarsi al più 11 al 34esimo, 65-54. Sul più bello però i Pentri si fermano e da lì alla fine segneranno solo due punti. Campri ne approfitta, trascinata dall'uomo che non ti aspetti, Riziero Ponziani, che segna 10 dei suoi 19 punti negli ultimi 5 minuti, con tanto di canestro della staffa a una manciata di secondi dalla fine, coronando il parziale di 2-16 per il 67-70 finale. Chirurgico Ponziani con un 9-10 dal campo e 5 rimbalzi, anche se il miglior marcatore della serata è Serroni con 21 punti, poi Duranti 12 e Gatti 11. La vittoria permette alla Globo Infoservice di tornare al secondo posto, complice la sconfitta di Bisceglie sul parquet di Montegranaro, che ora guida il girone D con un più 4 sul 2 di inseguitrici. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, il TG6 termina qui, si aggiorna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.